Nessuno può dirsi veramente solo, qui e lì, senza risposte, ma con la sua misteriosa presenza. La sua presenza è la risposta. È il mistero di un seme che muore. E ci si accorge solo con il tempo che il seme che sembra morto in realtà germoglia. Mamma Carla mi diceva che in questi giorni ha ascoltato molte testimonianze di amici di Claudio. Testimonianze edificanti, testimonianze ricche di bene. Ecco, quei semi di bene che Claudio ha seminato stanno già germogliando. Rivedremo Claudio, rivedremo tutti i nostri cari. Quel dono che possiamo fare a Claudio non è maledire questa vita, non è maledire le montagne che lo hanno portato via, ma è amare ciò che rimane a noi di questo viaggio. Amare appassionatamente ogni passo, ogni persona, ogni circostanza che ci verrà incontro. Perché da oggi in poi ogni passo che faremo in avanti lo faremo verso Claudio, non allontanandoci da lui. Ecco, stiamo tutti andando verso di lui. Andiamoci pure con le lacrime agli occhi, ma senza perdere quella gratitudine per il dono della sua vita, per il dono che è stato per chi l'ha conosciuto e amato. Fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetta fra le donne.